Roma si riempie di sfollati, provenienti dai paesi vicini, in fuga dai bombardamenti, ma non era facile accoglierli. L'erogazione di luce, acqua, gas è continuamente interrotta. Mancano i servizi pubblici. Il cibo è scarso. Il pane lo fanno solo i fornai. Non si trova quasi niente. Chi può organizza un orto di guerra o un pollaio in terrazza. Il 22 settembre viene fucilato il carabiniere Salvo D'Acquisto e il giorno dopo Mussolini proclama la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Da quel momento inizia una lunga serie di persecuzioni. Gli ebrei cominciano ad avere più paura. È il periodo dei si dice, non si dice. Ma le prime notizie delle prime stragi, quelle di Grassonnet sul Lago Maggiore, non sono ancora giunte. I vicini di casa, gli amici, i conoscenti, consigliano agli ebrei di fuggire. Ma come si fa ad ascoltarli? Non sono ordini precisi. Sono solo voci di popolo, voci di strada. Dalle 5 del mattino alle 14 comincia la fame. Il 18 ottobre alla stazione Tiburtina un treno di 8 carri attende i razziati. Ecco. Iniziano le scene alla Spielberg. I parenti cercano di oltrepassare le forze dell'ordine, la polizia, che fa muro, per arrivare ai loro cari, per abbracciarli. Una donna addirittura chiede a una nazista di salire sul treno per seguire il proprio marito. E il treno parte. Si fermerà solo a Padova, quando la Croce Rossa potrà fornire acqua e rifornimenti vari. Dal diario di una crocerossina si evince che i vagoni si apriranno 28 ore dopo e apparirà dinanzi ai nostri occhi una scena sconcertante, e qui il cinema lascia il posto alla pittura più orrenda. Ecco in ogni vagone ammassati una cinquantina di ebrei, bambini, donne, vecchi, uomini giovani e adulti. Ecco, ecco la borghesia strappata ai loro sogni, ai loro agi. Lì, messa tutta insieme in una promiscuità quasi offensiva, è affamata, assetata, umiliata. Ecco la cultura ebraica che ha contribuito
a erigere i valori dell'Occidente, quelli dell'89. La tolleranza, la libertà, eccoli lì, quei valori caduti per terra e uccisi quanto i vivi, quanto le persone stesse. Siamo ancora lì, paralizzati da un terrore che tutti ci prende, vittime, spettatori, popolo, e da una pietà che si muta in rabbia. Tiresia non vedeva, era cieco, ma sapeva guardare oltre. Noi siamo stati ciechi, anche al sole. Io sono cieco. Io sono cieco dentro, ancor prima che fuori.